Signori, attenti a quei due, Meassa e la Rosciani, con due di denari. Due di denari. Parliamo di mercato immobiliare, in particolar modo di quello turistico, perché pare che abbia visto degli incrementi di acquisti di case da destinare alla locazione breve, quindi il titolo di un report diffuso proprio pochi giorni fa che ci lascia ben sperare su questo comparto. Il report a cui facciamo riferimento è il rapporto immobiliare nazionale di FIAIP sulle locazioni breve ad uso turistico, è stato presentato a Roma la scorsa settimana alla FIAIP, alla Federazione Italiana degli Agenti in Attività Professionale degli Agenti appunto Immobiliari. Gianbattista Baccarini, presidente nazionale dell'organizzazione, ben trovato, buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno a tutte le radioascoltatrici e radioascoltatori. Allora, presidente, stamattina noi abbiamo tanto scherzato, come facciamo spesso, sulle Polaroid da scattare in determinati settori. Ci scatti lei intanto quella più sintetica possibile di questo rapporto, poi andremo ad esplorare, a scandagliare i punti che magari sono di maggiore interesse per i nostri ascoltatori. Come va questo immobiliare turistico in senso generale? Ma direi molto bene, crescono le locazioni turistiche in questa stagione estiva. Noi abbiamo registrato un più 12% di numero di locazioni brevi a uso turistico, detto anche in maniera, diciamo così, gergalmente affitti turistici, e nello stesso tempo crescono anche i canoni di locazione di un più 5% e inoltre anche i rendimenti che offrono, diciamo, questo tipo di affitto crescono, si arriva addirittura a un 8%, quindi di media da un 5 a un 8%. In più c'è un più 30% anche di richieste di abitazioni medio-grandi, quindi con spazi più ampi, possibilmente con un giardino, per chi se lo può permettere anche con una piscina privata, però nei quali, diciamo, ci stiano più persone, proprio per ridurre anche un po' e contenere i costi, perché comunque le case più grandi ovviamente con una piscina costano ovviamente di più. Per la stagione invernale prevediamo un più 10% di numero di contratti di locazione sempre brevi a uso turistico e un aumento proprio legato a rincari energetici, in particolare del riscaldamento, dei canoni di locazione da un 7 a un 10%. Solo per chiederle, presidente, sono delle cifre, delle percentuali che ci indicano un banale recupero rispetto ai due anni della pandemia in cui gran parte del settore turistico, noi utilizziamo sempre questo concetto, è stato messo letteralmente in ginocchio, oppure c'è qualcosa di più consistente rispetto ad un solo recupero? Beh, allora è un parziale recupero, perché chiaramente il turismo è, diciamo, concettualmente molto ampio come ambito, nel senso che c'è la parte delle strutture ricettive tradizionali, parliamo delle hotellerie, degli agriturismi, alberghi, che hanno sofferto tantissimo per i motivi che sappiamo legati alle restrizioni pandemiche e hanno recuperato anche loro quest'anno, ma quello che si è sviluppato e ha salvato, se posso permettermi, il turismo nazionale è questa possibilità di vivere un'esperienza differente. Ecco, non è una forma, ecco, di concorrenza, come qualcuno la definisce, sleale o agevolata, quella degli affitti turistici rispetto alle strutture ricettive tradizionali, è una forma alternativa, anzi forse più correttamente complementare, cioè chi sceglie l'esperienza di vivere in una soluzione abitativa solitamente indipendente, autonoma, dove appunto non hai tutti quei vincoli legati, diciamo, alle strutture ricettive tradizionali, ma non hai nemmeno anche tutti quei servizi che ti offrono, quindi chi sceglie di avere meno servizi, vivere più la città, ecco, non deve essere penalizzato, e in questo periodo anzi ha salvaguardato appunto l'indotto economico nazionale e locale che porta poi il turismo nel nostro paese. Ho diverse domande, presidente. Secondo il vostro report, i prezzi medi per una settimana sono tra 900 e 1200 euro. Immagino poi dipenda ovviamente dalla località. Se voglio andare, certo, in una località molto esclusiva, pagherò di più, meno esclusiva pagherò qualcosa meno. Però si legge, certo, anche che ci sono molte richieste da stranieri. Prima abbiamo segnalato come un giornale inglese diceva che Roma è la città migliore per gli inglesi per passare le vacanze natalizie. Confermate anche dal vostro lato? Sì, diciamo che nell'ultimo anno, allora parliamo innanzitutto da 900 a 1200 in montagna, solitamente, perché ovviamente il turismo in previsione della stagione invernale, questa è, diciamo, l'ambito economico che abbiamo tracciato, da 900 a 1200 come spesa media appunto per affittare, la famosa settimana bianca, ecco, per intenderci, in montagna, ma poi la stagione invernale ovviamente racchiude anche le città d'arte, la zona dei laghi, le campagne, eccetera, eccetera, ovviamente non le zone marine più di tanto, perché
in inverno si va meno al mare ovviamente. Ma tornando agli stranieri, sì, abbiamo notato un aumento degli stranieri soprattutto nelle città d'arte come Roma, ma Firenze, la stessa Milano e Bologna sono molto attrattive, Venezia soprattutto, sì, anglosassoni, quindi inglesi, statunitensi, americani e in generale dell'Europa occidentale, cioè la parte dell'Europa dell'Est, in particolare il mondo russo, per i motivi probabilmente che tutti comprendiamo anche legati al conflitto militare, sono radicalmente diminuiti. Allora, 800 24 00 24, numero verde per intervenire in diretta. Intanto stavo curiosando fra i messaggi che invece ci state inoltrando al 349 238 6666, a prescindere dall'immobiliare turistico, in particolar modo in vista di questa stagione invernale. Vedo che degli ascoltatori ci raccontano un po' quello che è il tenore dei prezzi nelle proprie città. In particolar modo Bianca evidenzia che per esempio a Torino i valori immobiliari sono tra i più bassi d'Italia e quindi una città dove probabilmente c'è da rifletterci un po' prima di effettuare un investimento. E poi un altro ascoltatore: ho tre figli, alberghi con stanze per tutti e cinque non esistono, appartamento e scelta, esatto, forzata. Baccarini. Esatto. Esattamente, cioè c'è anche quel tema problema lì, nel senso che molte strutture ricettive tradizionali non offrono questa opportunità per chi ha tre figli o addirittura qualcuno in più, e quindi questa è un'ottima alternativa. Dispiace a volte sentire o vedere, leggere dichiarazioni del mondo, diciamo, alberghiero, che vede questa esperienza, questa alternativa insomma di ricettività come una forma, come dicevo prima, che va invece a diminuire, diciamo, le possibilità per le loro realtà. Non è così, sono forme alternative. Addirittura appunto chi ha tre figli o più non ha la possibilità di prendersi una stanza in un hotel, e quindi molti in realtà imprenditori si stanno proprio riconvertendo prevedendo queste forme di alternative, cioè strutture proprio dedicate come con appartamenti grandi piuttosto che case appunto più di dimensioni più ampie, per consentire una ricettività anche a chi ha più figli o vuole vivere con più amici la propria vacanza. Scegliere bene, cioè scegliere senza rischiare qualche delusione, quindi conviene affidarsi a, ovviamente internet immagino la farà da padrone, però forse qualche cautela serve, no Presidente? Sì, l'online siamo tutti abituati a utilizzarlo, anzi è una grande risorsa, e quindi gli strumenti digitali vanno assolutamente utilizzati. Sicuramente bisogna fare attenzione, noi abbiamo registrato un più 32% nel 2021 rispetto al 2020 come dire, intermediato con le agenzie immobiliari e di chi ha piacere, ha necessità, sente utile utilizzare i servizi di gestione di immobili dal punto di vista professionale degli agenti immobiliari. Un più 22% nella stagione estiva rispetto alla stagione invernale, cioè si sente più la necessità di avere una figura comunque che riesca nella sua, ovviamente, come dire, nel suo ambito di terzietà e imparzialità, quindi non è il proprietario della casa che ti sta affittando, di fungere appunto da colui che te la fa affittare a un valore congruo di mercato, perché bisogna stare attenti appunto sia alle truffe online che ai prezzi troppo alti, e soprattutto con una salvaguardia e una tutela nell'ambito gestionale, cioè appunto di tutti quei servizi correlati poi all'abitazione, perché poi quando uno va in affitto e vuole viversi la vacanza piuttosto che un momento, diciamo così, di relax, non vuole problemi, non vuole preoccupazioni, e ha sempre un riferimento a cui, diciamo così, affidarsi e poter risolvere le eventuali problematiche. Presidente Baccarini, nel corso della presentazione del vostro rapporto immobiliare appunto a Roma, lo ricordavamo prima, il 1 dicembre, ha partecipato anche l'onorevole Giorgia Latini, componente dell'osservatorio parlamentare sul mercato immobiliare, che ha detto questa cosa. Io adesso la dico, poi andiamo al traffico e magari ci dà la sua risposta dopo la nostra pausa. Ha detto: sì, è necessario uniformare le normative regionali che coinvolgono la gestione degli affitti brevi, troppo differenti tra loro nel trattare la stessa materia. Magari diamo poi le specifiche di questo problema, che cosa comporta per il comparto immobiliare e tutto questa eterogeneità, diciamo, nella questione fiscale per la trattazione appunto dell'affitto breve. Allora, lasciamo questo aspetto, Presidente. Io ricordo i numeri di telefono: 800 24 00 24, se volete intervenire in diretta, 349 238 6666 per SMS e WhatsApp. Torniamo subito a parlare con Giambattista Baccarini di Case Vacanze. Adesso c'è il traffico. Ed ecco a voi, cari automobilisti, il traffico.
Due di denari. Scusate, ma il problema è di una famiglia con tre figli che si può permettere di spendere, escluso lo sci che costa l'ira di Dio, lo ski pass, dai 4.500 euro ai 6.000 euro, esclusi extra, in una settimana? Dai, dai! Io dico sempre quello che penso su questi temi. Beato chi ha da spendere questi soldi, perché rimette in giro in circolazione appunto un po' di denaro, e comunque all'economia fa bene. Ritornerei al tema degli affitti brevi e le normative fiscali. Comunque non era questo il problema, se posso eccepire. Va bene. Invece il problema era... L'altro ascoltatore dice: state sempre a sponsorizzare gli intermediari. Guarda, tu pensa che c'è una parte del mondo immobiliare, gli agenti immobiliari, che pensa che io li detesti. Tu pensa che cosa c'ha in testa che quelli che ci ascoltano. Allora, so. Se li scontentiamo tutti, adesso scontentiamo anche Giambattista Baccarini, presidente nazionale FIAIP. No, il vostro rapporto, lei ci ha spiegato, è positivo, cioè il report annuncia buoni andamenti, valori in crescita, anche canoni in crescita, e questo va precisato, e poi acquisti di seconde case, pure questo avete segnalato nel vostro report, cioè ci sono persone che hanno preferito magari investire negli immobili, anche così, preferendo questo tipo di investimento, per poi metterli a reddito con il canone di locazione. Sì. Esatto, sì, cioè, ma in realtà io, per rispondere anche all'ascoltatore, in realtà le agenzie immobiliari non sono obbligatorie. Io vedo sempre che chi reputa che sia utile, diciamo così, e percepisca il servizio, è giusto che ne usufruisca. Chi, diciamo così, reputa di fare da solo, fa da solo, con tutti gli annessi e connessi. Insomma, questo credo che sia nella linearità delle cose. Per quanto riguarda, noi lanciamo dati positivi, però lanciamo anche una preoccupazione, nel senso che è chiaro che se aumenta un pochino tutto, non è che le persone siano contente quando poi aumentano troppo le cose. Quindi chiaramente vediamo, soprattutto in ambito di alcune amministrazioni comunali, che vedono questo settore delle locazioni brevi come dire un aggravio dell'emergenza abitativa, cioè dicono: non ci sono più le case per affitti lunghi, per studenti, lavoratori fuori sede, ne abbiamo trattato anche lì da voi, piuttosto che i residenti. E quindi io, amministratore comunale, sindaco, cosa faccio? Limito temporalmente il proprietario, quindi metto un divieto, dei limiti di affittare per periodi corti, per periodi brevi, così lo spingo ad affittare per periodi lunghi. Ecco, secondo noi questo non è un approccio sistemico di medio-lunga visione. È molto diffusa questa abitudine di molti sindaci italiani? Diciamo che nel decreto aiuti l'hanno inserito a Venezia, c'è la norma a Venezia, c'è la legge a Bolzano, la legge provinciale di Bolzano, i sindaci di Firenze e di Bologna stanno andando in quella direzione. Noi siamo un po' preoccupati, perché secondo noi invece bisognerebbe attuare una strategia nazionale delle città che preveda delle linee guida precise per i comuni, per tutti i comuni, che prevedano da una parte criteri incentivanti per l'iniziativa privata e dall'altra un piano strutturato di edilizia pubblica sociale convenzionata, che consenta, riqualificando quella parte di patrimonio pubblico inutilizzato e decadente, di mettere a disposizione le abitazioni a prezzi convenzionati o a canoni calmierati per chi non può, non vuole acquistare un'abitazione, evitando di introdurre norme liberticide come questa, limitando il diritto del proprietario di acquistare un immobile che spesso e volentieri l'ha acquistato con i risparmi accumulati in anni e anni di sacrifici. Certo, può essere l'esclusiva fonte di reddito magari per certe famiglie, che magari mettono a reddito degli immobili che hanno perché derivano da eredità, non potrebbero utilizzarle alternativamente, magari sono in un buon punto di una grande città, non si capisce per quale motivo non debbano essere. Nel report di Airbnb di pochi giorni fa, l'80% è emerso di coloro che affittano per periodi brevi sono famiglie che desiderano appunto integrare il proprio, diciamo, stipendio mensile per far fronte ai rincari energetici, per far fronte al costo della vita che aumenta. Quindi in realtà non sono tutti speculatori, imprenditori che vogliono fare questo non voglio portare via troppo tempo. L'altra cosa è che secondo noi l'approccio dovrebbe essere, per l'amministratore locale ma anche per il legislatore, cercare di comprendere le ragioni, i motivi per i quali i proprietari decidono di affittare brevi anziché lungo, e sono tre fondamentalmente, che sono una redditività medio-alto, l'abbiamo detto prima, un rischio locativo per morosità azzerato, perché paghi in anticipo, e una flessibilità. Secondo me dovrebbe essere il motivo numero uno, veramente.
perché le morosità, e questo vai a riformare, e con questi tre aspetti vai a riformare le locazioni, che è una legge vecchia di 40 anni fa, con delle noi abbiamo tre cose: la deducibilità dell'IMU anche per le persone fisiche e per l'abitazione, cioè un minimo di fiscalità di vantaggio, e il contratto di locazione diventa un titolo esecutivo, quindi facilita il reintegro nel possesso, e poi rendi flessibile la durata dei contratti di locazione, non più solo 4 più 4 3 più 2, ma renderli più flessibili in base agli accordi tra le parti. Secondo questo, me questo darebbe una spinta reale, questo in generale, no? Cioè, non riguarda gli affitti brevi, ma proprio tutta la normativa degli affitti, che, come dicevamo, bravo, questo qui andrebbe a spingere e a aiutare a aumentare l'offerta di locazioni, quindi i prezzi sarebbero più contenuti e andrebbero anche in questo modo a spingere i proprietari ad affittare in generale più per periodi lunghi che solo brevi, e quindi dando una mano anche sul tema appunto del disagio e dell'emergenza abitativa. Guardi, al tema della morosità l'abbiamo solo citato di striscio proprio il tema, e già stanno fioccando messaggi, ne leggo uno su tutti: da gennaio dovrei affittare a Milano, ho paura degli affitti lunghi e degli inquilini morosi, perché nessuna legge effettivamente tutela il locatario, nessuna legge tutela fino in fondo la proprietà, ed è vero. Allora torniamo all'onorevole Giorgia Latini, cioè a quello che segnalato, è necessario uniformare le normative regionali. Abbiamo parlato dei sindaci che prendono le iniziative, e poi ci sono i quadri regionali in materia, perché non c'è una cornice nazionale sugli affitti brevi? C'è una cornice nazionale sul tema delle locazioni, ma poi c'è il titolo quinto che ci dice a livello costituzionale che la materia del turismo è di competenza regionale, quindi qui molti legislatori regionali prendono iniziative spinte dai loro amministratori locali, tra cui quelle di cui accennavo prima, di iniziare a mettere dei limiti, dei divieti al proprietario di affittare per periodi lunghi. L'approccio che diciamo noi è cerchiamo di uniformare, anche la Latini vedevo che sostiene questa tesi, e speriamo che si faccia qualcosa a riguardo, cioè di uniformare almeno, ecco l'idea di quella strategia nazionale della città. Noi abbiamo indicato anche l'istituzione del Ministero della Casa e delle Politiche Abitative, ma non per creare ulteriori apparati burocratici o centri di costo, ma per, come dire, evitare dispersione di funzioni e competenze tra tre ministeri, perché il tema delle politiche abitative della casa è suddiviso tra il MISE, che poi non si chiama più così, MIT e MEF, ma cercare di riassorbire in un unico diciamo alveo, in un unico centro di coordinamento nazionale, perché il tema casa è di tutti, non è di destra né di sinistra, o almeno è sia di destra che di sinistra, è di tutti, e quindi affinché si possa aiutare i comuni nel definire quelle linee guida di cui parlavo prima, e si possono attuare delle politiche abitative a 360 gradi che evitino queste problematiche. Quindi l'uniformità su questi 4-5 punti secondo noi deve esserci, e poi chiaramente ci saranno le specificità legate ai territori. Dovevamo parlare dell'immobiliare turistico, siamo riusciti a parlarne praticamente per lo 0,2% della trasmissione. Baccarini, nell'ultimo minuto di tempo che ci rimane, ci racconta di qualche città che si preannuncia essere particolarmente vivace quest'anno? Non so se siete andati su questo grado di dettaglio sul rapporto, non ho letto tutto. Ma noi abbiamo presentato appunto le città, in particolare la montagna, perché ovviamente ci avviciniamo alla stagione invernale, quindi abbiamo dato un sentiment diciamo sulla parte diciamo dell'inverno, e poi sulle città diciamo più importanti, diciamo che magari una cosa che possiamo per salutarci, i borghi, diciamo è un mondo che sta fiorendo, diciamo sempre di più le persone sono attratte, sia italiani che stranieri, nell'andare a vivere la vacanza nei borghi, e ecco una cosa che sicuramente sarà importante fare per renderli ancora più attrattivi è una spinta reale alla digitalizzazione in queste città, cioè il wifi è una cosa importantissima per tutti, i vacanzieri, i turisti, chiunque diciamo voglia decidere di passare una settimana, due settimane in quegli ambiti, in quei mondi, è chiaro che però deve comunque avere sempre una connessione con il mondo intero. Tra l'altro, Deborah, io ti faccio grazie al presidente Baccarini di tanti messaggi di proprietari che dicono sì, anch'io ho fatto fatica a far liberare un immobile. Invece chiudo con questa signora che ci dice: io affitto la mia seconda casa a breve termine, quindi affitto breve, per pagare le spese dei miei due figli universitari fuori sede. Immagino quindi in affitto pure loro. Una circolarità degli affitti su cui possiamo chiudere. Bene.